posta tutte le canzoni che magari possono essere di buon auspicio per appunto questo brutto periodo. David, speriamo che finisca presto, eh? Oh, buonasera a tutti, motociclisti e non motociclisti, come state? Stiamo bene, no? Dicevo, speriamo che finisca presto questo brutto periodo. Questo brutto periodo purtroppo è ricominciato da qualche giorno, questo lockdown anche qui in Toscana, dove siamo praticamente coinvolti tutti, e quindi anch'io ne risento naturalmente con degli spostamenti, però sono abbastanza positivo e propositivo. Bene. E quindi le cose cerco di mandarle avanti, bisogna essere vedere il bicchiere sempre mezzo pieno invece che mezzo vuoto. Ci si prova. David Mosconi, sfida contro Italia Off Map, progetto turismo immersivo, mototurismo d'avventura. Esatto. E anche questa settimana ci sono delle novità veramente importantissime. Innanzitutto, non so, vi faccio la domanda io a voi, se avete visto l'ultimo video, che è lo spot per... Certo che l'abbiamo visto. Dove c'è naturalmente anche il logo di Radio Mugendo. Io te l'ho condiviso subito, perché quando ho visto così mi ero quasi bagnato dappertutto, quindi guarda, veramente, ho detto io. No, ma per modo di dire... Era sotto la doccia, è incontinente. È giusto che vada condiviso così, perché sta sempre diventando sempre più grande. Quindi... Ci costa un po' caro mettere il nostro logo nelle tue, diciamo, però alla fine ne vale la pena, dai, Sì, ne vale la pena, poi ci sta bene, dai, il blu e il bianco lì in mezzo a quel verde è veramente ad hoc. Allora, io intanto vi devo fare i complimenti da un ex radiofonico, un ex speaker, che è il videomaker Angelo Video Reporter Produzioni Video. Ciao Angelo! Angelo Iannattone, che in questo momento è in linea con noi. Angelo, grande! Da Marina di Massa. Mamma mia, vorremmo essere lì con te al mare, mannaggia la pupazza, eh? E poi vorrei dire che contemporaneamente che sono qui con voi collegato alla radio, sul mio profilo Facebook c'è anche online la signorina Ioanna Fotis. Sì, ho già visto che ci fa sempre piacere, poi la devi portare qua in trasmissione, te l'ho già detto. Non ripete sempre te se cose di Georest, che tra l'altro ne parlavamo poco fa, recentemente è stato il compleanno di Ioanna, no? Sì. Mercoledì scorso è stato anche il suo compleanno, io mi ha preso la sprovvista, però... Qui che casca il David, anche Fabio Orgoglio, se un attimo gliel'ho aperto io le orecchie. Ho quattro figli, una moglie, ricordarmi anche il compleanno di Ioanna, cioè le voglio tanto bene, però non è che posso ricordarmi il compleanno di tutti adesso. Io mi sono ricordato perché ovviamente la chiamavi Yvonne, però ti sei ricordata. No. Io ho visto che anche Oreste ha partecipato al compleanno, gli ha fatto gli auguri, e quindi dai. Siamo amici su Facebook e quindi ho visto, io non sapevo l'altra settimana che ricompriva. Ioanna è molto molto soddisfatta che gli avete dedicato naturalmente due canzoni la settimana scorsa. Che non voleva nessuno dei due. Perché Fabio fa poi come gli pare sempre, lo sai, Però Fabio, ora tu devi rimediare, una canzoncina gliela devi mettere dopo che si è fatto questo breve spazio, diciamo, al turismo immersivo. Io ho tutto a un prezzo, cioè qui basta pagare, cioè non ci sono problemi. Ma arriva un bel bonifico, io vi metto solo tutte le canzoni che volete, Mi guardo sempre i soldi, sempre quel lato lì. Ho un mio listino, cioè ognuno di noi ha il suo prezzo, quindi non so. Le donne non bisogna mai guardare questo. Va bene, dai, cercheremo di metterci d'accordo. Bisogna parliamone, dai. Allora Davide, dici pure cosa è successo in settimana, dai, che vogliamo essere. Io ne so tutte le cose, però devi dirlo tu. Questa settimana naturalmente con questo lockdown in atto, come sapete, bisogna essere molto ristretti. Io cerco di approfittare con le mie strade, perché naturalmente passo
non sulle strade provinciali, nemmeno su quelle statali e tantomeno comunali, ma passo per le vie off-road e quindi riesco ad arrivare anche in dei posti che sono fuori dal comune. E non è molto distante da qui, però io sono andato a vedere il castello di Montauto, che è un castello naturalmente sempre del molto importante del Tour di San Francesco, che è nel comune di Anghiari, che è qui vicino a San Sepolcro, però è praticamente in una montagna, è un po' difficile da raggiungere perché si arriva anche con la moto fino a un certo punto e poi bisogna andare a piedi, perché questo castello in antichità era una roccaforte militare che fra la Valle del Casentino e la Val Tiberina. Questo castello è molto 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 importante per un motivo particolare riguardante naturalmente la storia di San Francesco, perché San Francesco si è recato più volte in questo castello dai conti Barbolani, che tuttora sono naturalmente i proprietari, e lui lì aveva lasciato addirittura il suo saio, che è rimasto fino a pochi anni fa custodito in questo castello, dopodiché è stato portato e attualmente visibile al santuario naturalmente di Laverna. Quindi quel saio che è esposto all'interno del santuario fino a pochi anni fa era custodito appunto a questo castello di Montauto nel comune di Anghiari. Pensate addirittura che questo castello fu praticamente anche autorizzato a battere moneta da Carlo V d'Asburgo. Addirittura. Quindi addirittura battevano moneta e lì c'erano anche delle carceri che tuttora sono visibili. Ma e quindi sì, io ho le fotografie e anche dei video sulla pagina Instagram di Sfida Contro in questo caso. Ma questi signori abitano lì vicino, abitano lì abitabile? No, sono dei grandi posseditori di terrieri, addirittura hanno un altro castello sempre nel comune di Anghiari e una villa enorme, proprio nel solito nella solita parte dove c'è questo castello di Montauto, in tutta quella striscia di terra hanno questa grande proprietà e quindi era praticamente e tuttora è il suo. Quindi è bellissimo da vedere perché è rimasto praticamente come fu costruito nel 1100 e poi anche nel periodo rinascimentale, quando ci fu rimesso le mani, hanno toccato ben poco. Solo la Seconda Guerra Mondiale ha fatto un po' di danni al castello, però il mastio praticamente è cilindrico, che era il baluardo di difesa in antichità, è rimasto praticamente intatto e si può andare a visitare dietro appuntamento. Ok, è questo che volevamo chiederti. Quindi tu, David, nel tuo tour dopo riesci a far visitare anche il castello? Come, scusa Fabio? Quando si potrà girare, quando diciamo tu potrai operare e fare i tour, riuscirai a fare visitare anche il castello? Sì, sicuramente sì, per chi vuole. Io ho il numero di telefono naturalmente del custode, che sono di Arezzo, quindi se ci sono le persone potranno contattare direttamente me attraverso le pagine, come sapete, di Italia Off Map, Sfida Contro o Tour di San Francesco su Instagram, oppure attraverso WhatsApp al 371-123-3907 e quindi lo do pubblicamente, così mi potranno anche contattare tramite WhatsApp o telefono. E a mangiare, dopo aver visitato il castello, dove andiamo? A mangiare andiamo poco distante da lì, proprio al valico praticamente che divide fra Arezzo e la Val Tiberina. Sì. C'è un ristorante che tuttora però purtroppo è chiuso. Certo, questo, quindi, aspetta. Ti volevo fare una domanda, ma in quel castello lì, dato che dovete abbandonare la moto, arrivato fino a un certo punto poi abbandonate la moto, no? Perché non si può andare, ma era sempre stato così, oppure perché ci sono rotte le strade per andarci, oppure... No, lì c'è una strada che sale su da questo ristorante, che è proprio in cima al valico della Scheggia, si chiama, e lì per
però è una strada praticamente completamente sterrata, quindi si va anche con la macchina un po' in difficoltà, ma con la moto si arriva fino a circa 2 km dal castello e poi bisogna andare obbligatoriamente a piedi, perché è proprio in cima a questa montagna, perché naturalmente era inaccessibile per difendersi meglio. Che difficoltà hanno fatto quando hanno costruito questo castello? La difficoltà l'avrà avuta anche loro, portare tutto il materiale, tutta la roba per farlo, No, ti sento male. Dico, avranno avuto una grande difficoltà per farlo, anche per penso di sì, perché soprattutto, cioè, per portare tutte le pietre per costruire quel castello, penso che hanno durato una gran fatica, perché lì sono soprattutto le finestre, come si dice, le soglie e i davanzali delle finestre delle porte sono tutti in pietra serena, e quindi ce l'hanno dovuti portare, non è che erano la pietra serena lì non la trovavano di sicuro, quindi pietra serena nelle nostre parti, quindi sì, è stato un lavoro veramente incredibile. E poi, oltre a questo viaggio, oggi, parlando naturalmente con il regista che mi porterà naturalmente in televisione, al quale ancora non diciamo quali sono i canali, dobbiamo parlare anche di questa cosa. Ma presto vi diremo anche quali sono i canali. Io devo salutare il regista Enrico Ciampalini della Overture Produzioni Televisive. Buonasera Enrico. Buonasera. Anche lui in questo momento dovrebbe essere in ascolto, come appunto il videomaker Angelo Video Reporter Produzioni Video. Bene. E lui oggi ha fatto, stava facendo una diretta su Facebook. L'ho salutato perché mi aveva avvertito di questa cosa e stava parlando con il sindaco di Giffoni. Come sapete, a Giffoni c'è cioè Giffoni Film Festival. Esatto, per i ragazzi. Per i ragazzi, esatto, fino all'età di 18 anni, quindi partono dai 3 anni fino a 18 anni. Quindi parlando con lui è venuto immediatamente un'altra idea, un altro format, perché io ho proposto di tracciare un percorso da Firenze a Giffoni, quindi è una cosa veramente bellissima, anche perché lì si passerà sui monti Sibillini, poi sul parco naturale del Gran Sasso e poi si scenderà naturalmente verso l'Aquila e poi verso Salerno, considerando che poi laggiù c'è Sorrento, Amalfi, insomma delle cose da vedere sicuramente ce ne sarà sicuramente tante. E scendendo arriviamo fino a Tunisi, piano piano sì, c'è anche l'acqua, comunque ci possiamo arrivare piano piano. Quindi queste sono le novità per questa settimana. David, io quasi, visto che prima parlavamo di Anghiari, ti saluterei con una canzone di Ivan Graziani, il prete di Anghiari. Il prete di Anghiari, io lo so chi l'ha cantata, Ivan Graziani. L'ho appena detto, Ivan Graziani, sì. Grande, grandissimo Ivan Graziani. Io ho conosciuto a Sant'Andrea dei Lioni, in Irpinia, pensate, qualche anno fa. Bene, David, grazie, grazie ancora, e l'appuntamento con la tua voce, con Sfida Contro, è rimandato a lunedì prossimo. Ciao David! Ciao, buona serata a tutti, ciao, ragazzi! Ciao. Quindi ci ascoltiamo questa di Ivan Graziani, il prete di Anghiari, qui su Radio Mugello. Attenzione, c'è il prete di Anghiari. È l'orco cattivo delle fiabe del nord. E dentro la giacca ha un paio di ali. Del suo passato lui non parla mai. Raccontano i vecchi che ogni anno di giugno, nella notte fatata del Santo Giovanni, all'incrocio più buio di quattro strade,
arriva Guardingo, poi si toglie la giacca. Poi batte le ali, poi balza due volte, e scuda per terra, per togliere il rito, poi spinta il volo, e raggiunge il paese, per passare a porte, con la forza del rostro. C'è questo dietro agli occhiali del prete di Anghiari. Tantissima curiosità il collegamento con David Mosconi. Lui, grazie ai suoi collegamenti, ci fa viaggiare in posti magari vicini a noi ma che non abbiamo mai visitato. Oggi abbiamo parlato di Anghiari, ce ne ha parlato lui. Qualcosa che non abbiamo detto: sicuramente uno dei borghi più belli d'Italia. Nel 1440 la pianura antistante Anghiari fu teatro di una famosa battaglia passata alla storia appunto come battaglia d'Anghiari, tra fiorentini alleati della Santa Sede da un lato e i milanesi dall'altra. Poche furono le vittime, ma la vittoria toscana ebbe come conseguenza la riduzione delle ambizioni territoriali lombarde. Poi Leonardo da Vinci, su richiesta del governo fiorentino, iniziò un dipinto raffigurante la battaglia da esporre al Palazzo Vecchio di Firenze. Sfortunatamente il processo di essiccazione ha distrutto molti dei dipinti leonardeschi, che sono andati appunto persi. Sono rimaste alcune copie, tra le quali una di Rubens, tuttora conservata al Museo del Louvre di Parigi. Anghiari poi ha dato i natali nel 1876 a Fausto Vagnetti, esponente della pittura italiana nel periodo tra il XIX e il XX secolo. Ma poi dopo il